Il nostro programma prevede tante belle iniziative, soprattutto per i cittadini, perché Pesaro deve diventare la città dei cittadini, una vicinanza dell'amministrazione ai cittadini, trasparenza amministrativa, finora non c'è stata trasparenza amministrativa, riapertura di tutti gli uffici al pubblico e peraltro diminuzione di quelli che sono gli introiti del sindaco. Preciso che il sindaco nel gennaio 2021 percepiva all'incirca 3.200 euro, gennaio 2023 9.700 euro. Io mi impegno, se vinco le elezioni e divento sindaco, a creare un fondo trasparente dove mettere una parte degli introiti per destinarli ad aiuto delle famiglie. Abbassamento della Tari, perché la Tari si può abbassare. Creazione di comunità energetiche, come ha fatto la vicina Rimini, per abbassare i costi delle bollette. Basta bonificare l'amianto, mettere dei pannelli voltaici di ultima generazione, creare una comunità energetica, creare dell'idrogeno verde, rifare la mobilità urbana, perché Pesaro deve essere una città sostenibile. Noi abbiamo fatto nostro nel programma un manifesto creato da tutte le associazioni ambientaliste un paio di anni fa. Noi l'abbiamo recepito in pieno, perché la terra l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli e deve ritornare ai nostri figli in perfette condizioni. Peraltro vogliamo mettere le mani sulla sanità. Io sono stata la prima nell'ottobre-novembre a far presente tutto quello che si poteva fare per abbattere le liste di attesa. Ci sono gli strumenti, li hanno tenuti nascosti, nessuno ha mai informato i cittadini. Io mi impegno, chiunque vuole mi contatti, il mio numero è pubblico, aiuteremo chiunque, perché la città deve essere dei cittadini.